Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video e oggi vi do il benvenuto con questa bellissima faccia struccata perché ho appena fatto doccia e shampoo e volevo prepararmi con voi perché stasera, 30 luglio, ci sarà il Gala delle Quinte che è appunto una festa che, in cui partecipano tutte le quinte della mia scuola e in più saranno invitati anche i professori, quindi sarà una festa diciamo elegante e quindi volevo prepararmi insieme a voi e quindi sono le 5 e un quarto più o meno del pomeriggio e mi inizio già a preparare perché ho da fare le unghie, fare le sopracciglia e insomma mettermi un pochino in sesto e quindi volevo prepararmi con voi, quindi prendetevi un caffè, una tazza di tè, patatine, quindi trascorriamo questo pomeriggio e serata. Allora, ho messo questa inquadratura dove appunto mi vedo per metà, perché... Via! Vabbè, ho deciso di mettere come smalto questo qua della Kiko, che è un colore tipo... non lo so, un rosa antico però molto molto scuro e ho scelto questo perché a parte che ho come vestito e scarpe sono total white stasera, volevo usare qualcosa proprio per spezzare e quindi userò questo e tolgo assolutamente questo rosso perché l'ho messo una schifezza. Nel frattempo di solito quando metto lo smalto mi vedo qualche video su YouTube per passare un po' di tempo o ascolto la musica, ma in genere preferisco vedere video ed è appena uscito un'ora fa un video di Ila Makeup 02, quindi dura pure 11 minuti, quindi mi farà compagnia. Nel frattempo vi presento lei, questa piccola peste, si chiama Atena. Allora si chiama Atena ed è come razza un Amstaff, cioè quasi per farvi capire un Pitbull, però è diciamo un'altra razza simile al Pitbull, si chiama Amstaff ed è una piccola peste. Vero? E c'ha quasi 3 mesi ed è bellissima e oggi le abbiamo messo per la prima volta il collare perché così con la campanella che suona riusciamo a sentire dov'è, perché è una peste, si mangia tutti i tappeti, vero? E soprattutto preferisce i miei libri ed è una cosa che deve smettere di fare perché altrimenti me li rovina. Volevo chiedervi se ditemi che non sono l'unica ad usare ancora lo smalto normale, perché qualsiasi persona che io conosca usa ricostruzione, colata, semipermanente e tipo quando dicono oh mio Dio tengo la ricrescita devo assolutamente cambiarla, io guardo queste mie dita e nascondo e dico hai proprio ragione.
e quindi c'è quel momento imbarazzante in cui c'hai lo smalto che è una schifezza ed è quasi mezzo levato e le altre tue amiche che invece hanno delle mani stupende, vuoi soltanto mozzarle ed è la cosa più brutta del mondo. Nel frattempo aspetto che si asciughi, metto anche la batteria della macchina fotografica sotto carico perché è scarica e non vorrei che si spegnesse mentre registro. Quindi noi ci vediamo subito dopo. Tanto io sono qui, ciao, questa è la televisione comunque. Mentre aspettavo che la batteria si caricasse, ho iniziato a fare le ciglia, che in realtà già le avevo fatte qualche giorno fa, solo che c'erano dei peletti che erano già cresciuti, quindi li ho ritoccati. E nel frattempo ho scelto diciamo, gli accessori da mettere perché volevo indossare qualcosa di delicato e infatti sono andata a frugare nelle cose di mia madre e adesso ve li faccio vedere che cosa ho scelto. Come collana ho scelto questa collana, che è una collana di perla e non si riesce a vedere bene, comunque qui ci sono dei diamantini. E quindi ho scelto di mettere questa e mia mamma ha detto che se io la perdo mi uccide. Quindi ho questa grossa responsabilità addosso. Mentre invece come orecchino volevo mettere il completo di queste. Solo che l'orecchino è veramente molto delicato. Quindi veramente se perdo quelli sono morta. Quindi ho deciso di optare per questi orecchini rotondi, che più o meno hanno la chiusura molto più salda, che sono di oro bianco, e quindi ho deciso di mettere questi che sono comunque molto molto belli e delicati allo stesso tempo, mi piacciono veramente tanto e aspetto un altro pochettino e poi mi farò truccare da mia sorella perché ha deciso che vuole truccarmi lei, quindi noi ci vediamo dopo. Mentre poi ovviamente mi sono dimenticata di farvi vedere le altre cose che invece già ho addosso e che penso di continuare ad averle anche stasera. Allora, questo braccialetto qua di Lucky Adult che mi è stato regalato al mio 18° compleanno, come si può intuire, e oddio, e il Pandora, so qua che ovviamente non lo tolgo mai, da quest'altro braccio ho... questo bracciale qui che mi è stato regalato da mia sorella quando siamo andati a Barcellona e quest'altro qui mi è stato regalato da una mia amica ed è davvero molto molto bello e quindi penso di continuare ad avere questi e volevo farvi vedere un attimo che cosa andiamo ad utilizzare. Allora, come palette per ombretti andiamo ad utilizzare questa qua della NYX che si chiama Night on the Town, che è una palette completa ed è veramente stupenda, ha 10.000 colori tra matte e quelli shimmer brillantinati, quasi tutte le tonalità, mio Dio, quasi tutte le tonalità, stavo facendo queste, ve la faccio vedere ed è veramente stupenda. Allora, questi sono tutti gli ombretti più o meno dei colori normali, questi invece sono i colori un pochino più vivaci, più sgargianti. Questi qua invece sono 4 blush, però sono anche brillantinati. Poi ci sono appunto questi che sono invece 3 illuminanti e questi qua che sono 2 colori diversi, però sembrano quasi uguali, ma vi assicuro che sono diversi. Questo illuminante della Kiko, che se riesco ad aprire forse ve lo farò vedere se è riuscita, eccolo qua. Questo qui della Kiko, che è super 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 brillante ed è appunto a vari colori all'interno, è bellissimo, quindi poiché mi andrà a truccare mia sorella non so che cosa mi uscirà, quindi appunto vi farò vedere tutto. Mi fa la mega parte se poi metto le mani in testa. Eh sì, perché è merito Mr. Daniel Mina, ma mette le mani in testa. Lei è mia sorella, la mega parte ricca di Ramona. Cercatela su Instagram come Rihanna. Bravo. E anche un codice scuro. Mette l'accento su un sito, andate sulla tua bio. Brava. Vedi? Vi lascio il contatto giù in info box. Fare una bruciata con gli occhi chiusi.
Ok, questo è il mio vestito, adesso lo vedrete subito indossato, però devo farmi dare una mano perché dietro ho la cerniera. Scusatemi se ho questa inquadratura, ma ho appoggiato la telecamera sopra all'armadio e perché in realtà non riesco a tenere bene la fotocamera. Spero che mi vediate e che questa luce, diciamo, mi permetta di essere visibile. In ogni caso sono 1:20 di notte più o meno, in realtà la festa non è finita molto tardi, infatti ci siamo trattenuti tra di noi amici e poi ho aspettato che venisse mia madre e adesso sono qua e sono stanchissima, però sono molto felice e contenta perché la serata è andata benissimo e spero che io vi abbia fatto compagnia e che non vi siete annoiati e quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Buonanotte, ciao!